Una notizia spettacolare per uno dei conduttori più amati in assoluto, ovvero. Un po' di giorni fa, Maria De Filippi aveva parlato del collega a Verissimo, soffermandosi sul contagio da coronavirus dell'uomo. Lui lo ha saputo mentre stavamo registrando una puntata, ha spiegato in collegamento in riferimento a Tusi Cuevales. Inizialmente stava bene, poi il virus ha preso un po' di spazio. Qualche giorno dopo ho chiamato Jerry e ho sentito che nella sua voce qualcosa era cambiato. Poi, in quel momento non ho avuto il coraggio di chiedergli cosa stesse succedendo. Ho capito che c'era qualcosa che non andava e così ho iniziato a scrivergli perché forse era più facile. L'ho sentito molto spaventato. Ero molto felice quando è tornato. L'ho trovato magro e bello come il sole e anche lui era felice di poter tornare finalmente a lavorare. Ora però una news stupefacente, che fa esplodere di gioia anche tutti i fan di Scotty, che non possono che fargli gli auguri. Continua dopo la foto. Il magazine Gente ha infatti scritto che Jerry è diventato nonno per la prima volta. Il figlio Edoardo e la moglie Ginevra gli hanno dato la gioia più grande. Secondo quanto annunciato, la bimba sarebbe venuta alla luce il 15 dicembre scorso, ma la notizia non è stata subito resa nota. E la conferma ufficiale è arrivata col messaggio del diretto interessato, che ha commentato con un grazie sotto il post. Era stato lui stesso ad annunciare la gravidanza della nuora il 10 ottobre scorso. Continua dopo la foto. Questo è il messaggio integrale di Gente. Nonno. Ha trascorso le feste e iniziato il 2021 nel modo più dolce, è diventato nonno per la prima volta di una bimba, Virginia. La piccola, nata il 15 dicembre, è frutto dell'amore tra Edoardo, figlio del conduttore, e la moglie Ginevra. Buona vita alla neonata. Tanti messaggi degli utenti, auguri, auguri nonno, Virginia è un bellissimo nome. Tanti auguri piccolina, congratulazioni a tutta la famiglia, augurissimi. Continua dopo la foto, così aveva rivelato la notizia da Silvia Toffanin, ho solo un crucio però. Io, figlio unico, ho fatto un figlio unico. Ora mi aspetto dei nipotini multipli. Ne vorrei altri due, però deve essere d'accordo anche la moglie di Edoardo. Un discorso che mette di buon umore il presentatore, il cui ultimo pensiero, però, è sempre rivolto a chi sta affrontando la sua personale battaglia col virus. Gennaio 2021 /